siamo alla quarta tappa di questa tour, dove siamo nella provincia di Monza Brianza per la verifica dello stato di fatto della missione Lombardia. In questo caso oltre 52 milioni di euro investiti tra rigenerazione urbana, quasi 19 milioni di euro, e oltre 22 milioni di euro per quanto riguarda la cura del patrimonio, per non dimenticare tutto quello che è il welfare abitativo. Siamo un ottimo punto di realizzazione della missione e questo permette di avere una rigenerazione e riattazione di oltre 1.000 alloggi, un recupero di oltre 150 sfittanze, ma soprattutto di aver dato una rigenerazione, una patrimonializzazione e una qualità nell'abitare che è quella che fa parte poi del cuore della missione Lombardia. Sicuramente l'investimento di oltre 4 milioni di euro di rigenerazione e efficientamento energetico di via Baradello a Monza è un fiore all'occhiello non solo per la collaborazione con lo studio Boeri, ma soprattutto per quella missione di dare un valore aggiunto alla qualità dell'abitare di chi in qualche modo dovrà fruire di questi servizi in chiave moderna, di un ale che non è qualcosa di freddo e sporco, ma è qualcosa di innovativo in cui c'è la possibilità per chi fa funzionare le nostre città di vivere qualitativamente.